Hello guys, come state? Spero tutto bene. Prima che il video cominci, vi voglio chiedere se vi siete già iscritti al canale, perché il 77% di voi guarda i video ma non si è ancora iscritto. Quindi iscrivetevi al canale e attiva la campanellina. Se ancora non l'hai fatto, vai a seguirmi su Instagram, perché lì vi aggiorno su tutto. E sapete già dove sono oggi. E infatti oggi siamo in un posto abbandonato, che è proprio lì in mezzo, c'è una casa. Sto scherzando ragazzi, Oggi cosa andremo a fare? Andremo a correre sui go-kart. Faremo tante esperienze nuove, dato che inizia l'estate. Mi piace stare all'aria aperta, quindi partiremo con un'esperienza sui kart. Dopo questa esperienza, se arriviamo a 250 like, andremo a fare motocross a Milano nella pista Adorno, che mi hanno invitato. Detto questo, andiamo a vedere la pista, che vi faccio vedere dove siamo. Ragazzi, siamo qua al South Garda. Non so se mi sentite, sono i gatti che vanno. E oggi ci sfideremo noi tre. Chi perde paga. Ragazzi. Chi perde paga. Tanto pagherà lui. Vedremo. Scarso. Sicuro che paga lui. Sicuro 100% che paga lui. Vedremo. Allora, prima di iniziare la gara ci dobbiamo gasare. Red Bull come sempre. Grazie Red Bull per lo sponsor. Con questa vincerò la gara. Davide, cosa dice lei del suo team e della sua gara? Marco ha paura di perdere, ragazzi. Tanti soldi in palio. È da mesi che sta procrastinando questo giorno. È vero. Dio, è vero. Lei cosa dice di questa gara? Ma io punterei tutto su Marco, però. Chi è il favorito? Favorito è Marco. Come? Metto nelle orecchie che ti fa va per me. Favorito della gara, dicono che sono io. Faccio spionaggio. Faccio non ho capito cos'è che hai detto tu. Ah, niente. Lui mi ha detto che ti fa va per me nelle orecchie. Sei sicuro? Giuro. Raga, ricordate che l'ansia pre-gara è solo dei campioni. Mi raccomando. Tipo lui che è tranquillo sarà l'ultimo. Sapete perché? Perché si ribalterà in curva, ve lo farò vedere. Ok, inizia la gara. Sono molto in ansia, non devo sbagliare. Affronto la prima curva a tavoletta, ma purtroppo mi parte la macchina. La pista sembra una tavoletta di sapone. E le gomme slittano sopra in una maniera assurda. Ok, sono dietro, non posso più sbagliare, ma mi parte ancora la macchina. Ok, non sono l'unico che continua a girarsi, forse effettivamente l'asfalto è tanto liscio e scivoloso, quindi ho ancora una speranza che anche Davide che sta davanti si possa girare. Davide ce l'ho proprio lì davanti. Ora devo andare giù a tavoletta. Fortuna vuole, Davide si gira. Incredibile, è il momento di passare e lasciarlo dietro.
Hai perso. Hai perso, bro. Come hai perso? Perso. Ma se ti eri ribaltato all'inizio ti Poi indietro. Dopo ti ho lasciato lì indietro, bro, quando sei ribaltato là. Quando è che mi sono ribaltato? Dai, ti sei ribaltato là. Ragazzi, prima gara, chi ha vinto? Hai vinto, vinto tu, io, hai vinto tu. No, chi ha vinto? Ha vinto Marco, sì, prima. Chi è che ha vinto, scusa? Vabbè, però non è giusto, perché c'erano alcuni che sono stati pagati da Marco per venirmi addosso così, allora continuavano. Ma cosa stiamo dicendo? Adesso ne facciamo un'altra. Vediamo chi vince la seconda. Se pareggiamo c'è lo spareggio. Ok, inizia la seconda gara. Devo essere pulito possibile. Iniziamo. Ok, Davide se n'è andato, ha preso il distacco. Non lo recupero più. C'ho queste tre persone davanti. Devo mangiarmi. Miseria, mi sono girato ancora. Quelle tre persone se ne vanno. Non riesco più a prendere. La gara sembra finita. L'ho presa larga per non andare addosso alla ragazza. Il ragazzo dietro mi taglia interno. Sono ultimo, decisamente ultimo. La ragazza ha fatto fuori. Abbiamo ancora i tre maschioni davanti da superare e farci valere. La gara era tra me e loro. Davide era andato troppo in là, troppo distante. Per posizione ha vinto. Sono molto duri. Non danno spazi. Non ho possibilità di passare. Devono girarsi. Devono scivolare su quell'asfalto. Cavolo. Dovevano girarci loro, non io. Non ce la farò mai più. Dopo due giri li recupero e mi attacco a loro. Ok, uno è andato, si è girato. Mancano gli ultimi due. Spingi, spingi, spingi. Perfetto, se ne è girato un altro, manca l'ultimo. Tagliato stretto e me lo mangio nella prima curva. Sono davanti. Primo 1.07, tu eri il 32, quinto 1.09. Cosa c'entra? Però quello lì è il tempo, Marci. Sì, sì. Però posizione, sì. Chi ha vinto? Chi ha vinto la posizione, Marco? Sì, tutte. Io sento solo parlare. Sento solo parlare qua, ragazzi. Sento solo parlare. Sento solo parlare qua. Ok, ragazzi, adesso. Ragazzi, sono finiti con tanti. Si paga con questa adesso. Spago qua. Gara 4, cosa andiamo a vedere? Cosa valutiamo, la ragazzi? La posizione. Vieni qua, Sergio, vieni qua. Marco, posizione o tempo? Posizione o tempo, ragazzi? Secondo voi cos'è cosa più importante? Cosa è che conta? La posizione o cos'è il tempo? Cos'è più importante nella sul gara? Sul tempo io l'ho vinta in tutte e tre, sulla posizione ne ho vinta una. Certo, perché lui osa troppo, sì, e si ribalta, sì, cioè è semplice. Sì. È dai, semplice. Dai, adesso andiamo a fare l'ultima. Ok, l'ultima gara è quella decisiva. Io parto davanti,
e quindi parto già prima. Sono avvantaggiato. Sto iniziando a capire il meccanismo sia del kart che della pista. Non mi devo girare. Ok, qua volevo aspettare Davide. Era una gara tra me e Davide. Quindi lo voglio far passare davanti. Via, siamo partiti. È andato davanti. Ora inizia la vera gara. Dietro, così lo studio, vedo dove sbaglia di più per poi attaccare. Ok, è ora di provare qualche attacco per vedere se riesco a infilarmi. Non posso arrivare all'ultimo giro per batterlo. Ok, gli sono entrato, ma la prossima curva è a sinistra, quindi lui mi risupererà sicuramente. A prendere le distanze, ho sbagliato le ultime due curve, ho sgommato troppo, non va bene. Ora devo attaccarlo, boom, vado dentro, taglio all'ultimo. Yes, superato, sono davanti. Ora devo essere concentrato sulla pista e basta. Ok, l'ultimo giro e non volevo vincere così spudoratamente, quindi ho deciso di farlo passare avanti e giocarmi tutto l'ultimo giro. Ok, mi avvicino tanto, prossima curva lo devo mangiare internamente. Yes, mangiato. Purtroppo prendo larga la prossima curva e lui rischia che mi intaglia internamente. Ultima curva, sono davanti, arriva la fine, dobbiamo frenare. Sono arrivato prima. Sia tempo che posizione. Ciao, ciao.
Io ero 37, ho fatto quarta posizione, tu eri il 36, sesta posizione, Sergio era il 43, ottava posizione. Va bene, dai, sarà per la prossima. Sergio, per io. Sì. Non sento. Va bene, vinto Marco, ragazzi. Sento. È più bravo. Però ci alleneremo e lo risfideremo. Allora, facciamo così. Ok ragazzi, allora questo video termina qua, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like. Se arriviamo, ovviamente ho vinto io, giusto? Giusto, purtroppo. Allora, per posizione. Devo ammettere che è più forte Marco. Ragazzi, non c'è niente da fare. È più forte Marco. Facciamo così, a 500 like andremo sui go-kart a Jesolo, quelli due tempi con le marce. A 250 like andremo a fare il motocross nella pista Adorno a Milano. Devo sfidarmi lì, però non so perché è forte Marco. Ci sfideremo, ragazzi, a 250 like ci sfideremo sulla pista. Un attimo che passano i tanti. Detto questo, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video bomba. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, campanellina, andate a seguirmi su Instagram. Adios e là.